Eccoci tornati in diretta, in differita, veramente stiamo registrando. Salve, nuova puntata di Teste di Calcio. Purtroppo il mio parterre è indisciplinato e manda fuori di testa anche me. Beh, la Ternana ha debuttato per questa stagione a Liberati, un pareggiotto con il Pescara 1-1, un tempo per uno, dopo magari ne parliamo più approfonditamente. Sono arrivati anzi due nuovi acquisti a completare la rosa. Uno è un giocatore diciamo di mestiere, questo Janse, che ha un discreto passato nella Eredivisie olandese con il NAC Breda e il Willem II, ha giocato anche nel Cordoba, se non Sì, vabbè, vabbè, e poi faremo a nella vedere. Dinamo di Tbilisi. Insomma, sembra uno che per fare il terzino destro potrebbe essere, Ci vediamo, vai. no, in teoria Comunque uno in più. è uno in più. E poi è arrivato Valeri Bojinov, di cui parleremo. Che non ha bisogno di presentazioni, di cui parleremo diffusamente nella seconda parte della trasmissione, perché prima parleremo della partita e lo faremo come di consueto con la mia formazione tipo. Gigi Manini, Buonasera, buonasera. buonasera. Sempre più brutto. Bene. Livia Torre, buonasera. Meno Buonasera, magnifico meno conduttore. male che mi tiri su un attimo il livello estetico della. Beh, che poi ecco, ripiombiamo nel baratro con Enrico Briotti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Che Ma alla mia destra c'è un Ma baratro alla ancora destra vivo. c'è Dulcis in fundo Massimo Voglio dire, Minciarelli, uno bello. Andiamo scendendo. Bene, allora Gigi, parliamo, se intanto la regia può mandare risultati, classifica, immagini, quello che gli pare a piacere. Direi un tempo per uno, no? Il primo tempo molto bene la Ternana, Ma io direi bene la Ternana, in sì, generale. nel secondo meglio il Pescara, però insomma, alla fine il risultato sembra giusto, o no? Beh, forse qualcosa avremmo meritato di più noi. Abbiamo creato qualcosa in più, Nel però. primo tempo meglio la Ternana. Nella Sì. ripresa meglio il Pescara per un quarto d'ora. Poi dopo la Ternana mi pare che è tornata a giocare meglio. Subito dopo il gol il Pescara ha avuto quell'altra occasione con Politano, no? Con la parata di Brignoli. C'è stato un attimo in cui forse abbiamo anche rischiato di trovarci in Anche difficoltà. l'occasione di Grillo. Sì, quella di Grillo, insomma, c'è stato un momento nel quale abbiamo sofferto. Però poi dopo abbiamo ricominciato a giocare solo noi, secondo me. Poi alla fine forse le due squadre hanno risentito un po' anche del caldo. Però, insomma, se esistesse questo famoso o famigerato risultato ai punti, forse avrebbe vinto la Ternana. Ma questo poco conta, quello che conta invece è la prestazione, soprattutto del primo tempo, una prestazione molto volitiva di una squadra che è parsa molto compatta, una squadra che gioca quest'anno veramente con il cuore, fino adesso sembra. Quello che dicevo anche la settimana scorsa, che aveva sottolineato Tessera, l'avevo sentito dire, che lui ha notato che fra i giocatori, che sono molti meno dell'anno scorso, però c'è una coesione maggiore. E in più ci sono alcuni giocatori che l'anno scorso sembravano oggetti sconosciuti, quest'anno stanno giocando alla grande. Su tutti Avenatti, secondo me il migliore in campo, al di là del gol di Ceraulo, ma Avenatti è un altro. Non so se è il cugino, il nipote, perché di testa le prende tutte. Parente E prossimo, l'anno diciamo. scorso non ne prendeva una, quest'anno sfrutta finalmente le sue grandi doti atletiche e di testa, soprattutto nella ripresa, ha fatto quello che un attaccante della sua stazza deve fare. Cioè le ha prese tutte di testa con due avversari. Che secondo me non sono poi così male perché dopo è Un entrato bel anche gol, Saulo. Questo è un bel Ceraulo. gol di Ceraulo che prima se ne era divorato un altro. Beh, divorato. Zuparic e Pesoli di testa non sono gli ultimi arrivati, poi è entrato anche Salomo. Insomma, però Avenatti di testa ha dominato, è stato bravo anche con la palla al piede, ha creato diverse occasioni. Peccato, l'hanno sottolineato più persone per quell'occasione con Diop. Lì, evidentemente, gli manca ancora il piede destro per darla di piatta a Diop, è dovuto convergere sul sinistro, poi si era chiuso l'angolo, ha dovuto tirare per forza. Però insomma molto bene Avenatti. Direi anche meglio dell'anno scorso Ceraulo che ha No, realizzato però il dei gol. singoli ne parliamo, ho Sì, fatto ora ne anche le parliamo. pagelline stasera. Bravo. E il Pescara è una delle squadre sulla carta migliore del campionato, aveva molti assenti, stavolta non ha fatto una grandissima impressione, ma le prime partite secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. La nota positiva però è la maggiore convinzione di questa squadra rispetto alle prime partite dell'anno scorso, nella quale forse eravamo più bravi tecnicamente, ma una squadra molto più slegata sembrava. Livia. Complessivamente Questa è un po' molto, casuale. molto, molto positiva, dai, la prestazione della Ternana, anche perché il Qui ci ha Pescara. messo male. Vabbè, Ah, qui Maddalena, ma non si mette io tutta l'ho quella detto anche gente. in No, ma diretta, poi anche nessuno. se Troppo della. poi ci sono, come dire, opinioni di.
contrastanti, sì, su non questo è una aspetto. Papera, non è la papera, no, di Varese, insomma, non è quel Varese. La papera sta nell'eccesso di giocatori in barriera. Troppi giocatori in barriera. Si era visto purtroppo. Si era messo chiaramente troppo un chilometro che l'avrebbe tirata lì poi. Se fate parlare, Livia. Gli ha scoperchiato l'angolo, gli ha scoperchiato. Basta. Vabbè, ne potremmo anche disquisire di questo piazzamento lungamente. Ecco, comunque, qui, insomma, vabbè, non è una papera, però non resta qualche dubbio. Comunque, tornando alla partita, complessivamente secondo me molto positiva la prestazione della Ternana, anche perché il Pescara adesso a noi non ha fatto questa grandissima impressione, però al di là del fatto che ho cominciato con due pareggi, per carità, non è una partenza lanciata, ma è una di quelle squadre che sicuramente sono attrezzate anche per poter dire la propria in zona altissima della graduatoria. Quindi, insomma, era comunque una cartina al tornasole importante questa partita, perché la prima l'avevamo giocata contro un Crotone neoassemblato con tanti giovani, che era un po' un'incognita. Il Pescara è vero che ha cambiato dei giocatori, è vero anche che aveva delle assenze, però è una signora squadra comunque, quindi c'era un po' il sapore dell'attesa, il gusto dell'attesa per questa partita. E nel primo tempo credo che tutti noi eravamo ben felici di salutare questo 1-0 strameritato, tra le altre cose, perché sì, al di là del gol di Ceravolo, comunque c'è stata secondo me una capacità di palleggio, di giocare nello stretto, di riuscire comunque sempre a dare l'impressione di poter essere pericolosi in qualunque momento, buone verticalizzazioni, buona intesa tra i reparti, che nell'anno passato, soprattutto nella prima fase del campionato, mai abbiamo visto. Quindi la sensazione che dava proprio questa squadra nel suo complesso è stata sicuramente un'impressione molto buona. Nella ripresa, sì, è vero, abbiamo concesso qualcosa di più al Pescara subito in avvio, eccetera, però è anche vero che qualcosa a questa squadra devi concedere. Palesemente che fossimo un po' a corto di birra, devo non dire, lo so, perché poi guarda dopo che la Ternana nel finale ha ma fatto, no, dopo sono calati fatto, anche loro, certo, e a quel punto si è riequilibrata la situazione, però noi forse la Ternana ha dosato un pochino, ha voluto dosare un pochino le energie, perché non so che cose si saranno dette, forse ha spinto troppo il primo tempo. Ma secondo me è giusto anche quello che dice Riga, che anche questi in campo ci stavano, a un certo punto hanno giocato per pareggiare, poi una volta pareggiato si saranno anche un attimo messi, no? Nell'inizio del primo tempo, tra l'altro, devo dire, mi ha destato una buona impressione Pasquato, che la Ternana sembrava lì per prendere proprio nelle ultime fasi del calciomercato come prestito gratuito, poi invece è finito al Pescara, e guarda caso ci ha punito proprio su punizione Pasquato, che comunque è un bel arnese in attacco, per così dire. L'abbiamo preso noi. No, dico noi, non ci interessava. Vabbè, comunque, come si è andata, è finito al Pescara. Ma forse non l'hai invitato tu? Io l'ho invitato, però effettivamente non l'ho richiamato, non ha lanciato messaggi per poter essere presente. Magari io in settimana posso anche fargliela un'altra telefonata. Guarda, per esempio, domani, non mi ricordo, se domani o dopodomani fa la conferenza stampa Sabatini della Roma. Se viene qui ospite, che fa un altro tipo di mercato, no? Voglio dire. La se Faber, viene ospite, no, Cozzella, mi faccio monaca di clausura. Io. Guarda che non è detto. Allora, Vittorio, sei ufficialmente invitato, ti vogliamo qui in trasmissione. Anzi, ti preannuncio una mia telefonata. Se vedi il mio numero non mi vuoi parlare, non mi rispondere, lo sai, ti chiamo. Vabbè. Andiamo avanti, che dove eravamo? A Pasquato, che non abbiamo preso. Non abbiamo preso, abbiamo preso Pucino, però ne parleremo dopo. Della partita? Difesa, secondo me, a parte un paio di sbavaturine positiva. Ho sentito giudizi contrastanti, per esempio, su qualche giocatore, ma per esempio gliel'ho fatti i complimenti a Bastrini, mi è piaciuto. Perché è un giocatore che aveva dei compiti, in questo caso, più di contenimento, perché ovviamente il mister gli aveva dato delle consegne, se lui che ha fatto, perché le due catene del Pescara, le due fasce laterali, spingono parecchio.
È uno che tecnicamente secondo me non è male, sa fare le diagonali, che era tanto che non le vedevamo fatte bene, non gli si chiede quello che si chiederà magari un domani quando sarà in forma a Vitale, che avrà il compito di spingere molto di più, però secondo me comunque, a parte una indecisione in avvio, però roba di poco, secondo me ha fatto una buona non gara. Non parliamo dei singoli. No, volevo dire solo una cosa, Vai. Non parlo dei singoli, c'era molta attesa anche per Eramo in questa posizione, poi magari ne parleremo. Un assist. Però il gol l'ha fatto fare lui. Un assist che mi pare non male, non è il trequartista classico, non è quello che ti salta l'uomo. Non male però... neanche la difesa del Pescara in quell'occasione. Pesoli lì ha fatto una bella per me. Pesoli lì sì, in effetti. Noi se fosse stato dei nostri l'avremmo crocifisso. Bisogna essere onesti perché... Certo. Ma Pesoli infatti non gioca più. Ha giocato perché le mancavano 7-8 in difesa. Ecco. Vabbè. Enrico? Sono completamente d'accordo quasi con Gigi. Pescara, squadra solida ed esperta, che ha occupato molto bene ogni zona del campo, quindi neanche facile giocarci. Non velocissima, però ignorante, difficile da affrontare. La Ternana d'altronde l'ha affrontata benissimo perché è stata messa sul campo in modo spettacoloso, perfetto. Chi dice, come ho sentito e anche letto, metà partita per uno, un primo tempo a uno, l'altro mente, o ha visto un'altra partita, perché il primo tempo tutto Ternana, il secondo tempo per una metà circa, è stato appannaggio dei nostri avversari, però poi la Ternana ha ripreso il pallino, anche se si vedeva che era stanca comunque, però i ragazzi mi sono piaciuti tantissimo. Dici di non parlare dei singoli, quindi no, ne parliamo non dopo parlo. Sulle pagelle, esatto, no? Però magari un accenno ai reparti, una bella difesa tranquilla e sufficientemente solida quest'anno, anche se non è cambiato moltissimo in fondo, però quelle due piccole cose hanno cambiato tutto. E un bel centrocampo e un attacco che sì, ha fatto stropicciare gli occhi riguardo a Venatti, come avete detto voi, però magari una qualche verticalizzazione un po' più azzeccata sarebbe opportuno. Certamente sono molto molto soddisfatto io di questa cosa. Io ho visto una squadra veramente in palla, in forma, dei ragazzi che si sono mossi molto molto bene, soprattutto senza palla, hanno dettato il passaggio, perché bisogna vedere anche queste cose, Al di là del passaggio lì per lì tu vedi l'azione sempre di prima, molto bella, ma se vedi i movimenti senza palla, che sono quelli poi che sono prodromi al gioco bello, quelli ci sono stati tutti, quindi la cosa mi ha fatto molto piacere. Considera che il Polo Tessera il ritiro l'ha fatto con 10 giocatori, questi sono arrivati uno per volta dopo, assolutamente. Quindi non è necessario una squadra che parte bene perché si sono preparati, cioè questi tanti sono arrivati. No, ma sulla bravura del tecnico, questo detto dubbi. Un po' per reparto, poi ci sarebbe da dire. Dopo ci soffermiamo sui singoli. Massimo Chiosa, chiudi? No, lei stava. Stava di là. Stavo ragionando. Portate un caffè a Mingiarelli, per favore. Stavo ragionando sui prodomi. Ma dove hai preso tutto sto sole, Mingiarelli? Ho provato, vedo bello. Che miseria. Casa della Lampada, famosissima, aperto da poco. Oh, well, mi viene da dire. Sì, è una squadra che sta acquisendo lo spirito, l'anima di Tessera. Gianluca, tu intanto prepara le pagelline. E soprattutto sta acquisendo la mentalità di un gruppo. Del gruppo, una squadra fatta di ragazzi che innanzitutto si aiutano, e questa mi sembra una cosa molto importante. Si vede una cosa che l'anno scorso ce lo scordavamo: raddoppi di marcatura, addirittura in tre sull'avversario e via discorrendo, sufficientemente corta. Poi sarebbe un po' allungata nel secondo tempo, ma io credo che abbia ragione chi sostiene che ci sia stata anche un pochino di stanchezza. Ma chi perde la palla insegue l'avversario? È una squadra che secondo me ci potrà dare delle belle soddisfazioni, e poi magari saremo più, come dire, più esaustivi quando andremo a commentare tutti insieme le prestazioni dei singoli giocatori. Peccato perché probabilmente se Pasquato complice Brignoli, insomma, bisogna che io le cose le dico come le sento, perché era un quarto d'ora che stavo dicendo a Dante Cigliani e a Stefano Cinaglia, con il quale ho condiviso la visione della partita: è piazzato male, è piazzato male, è piazzato male, è piazzato male, bomba del gol.
discutiamo sulla barriera. Era un po' un invito quel spostarsi tutto. Certamente sì. Ha ripetuto lo stesso errore di Modena che ci ha costato il 3-3 con la squadra di Novellini. Insomma, quindi bisognerà che il preparatore dei portieri gli insegni un pochettino a piazzarsi in occasione dei calci di punizione. No, ti posso dire una cosa? Piazzarsi a mettere meglio la barriera, insomma. Sulla quale poi si può riflettere. È cambiato tutto quest'anno con lo spray, eh? Lo spray, il famoso spray. Noi eravamo abituati, Massimo, raggiungi se sbaglio, a vedere che la barriera avanzava. E quindi chiaramente c'era tutta l'altra. Però come vedi, sta troppo lui, sul secondo palo. Sì, però adesso, 9 volte su 10 passa la palla, ragazzi. Aspetta. La palla non era né troppo alta né troppo angolata. Adesso abbiamo sforato, tocca dirla questa. Poi finisco, dai. Sì, vai. Da dietro, poi mi zitto. Da dietro vede tu proprio. Vedi proprio un eccesso di persone in barriera con un solo buco per vedere la palla dove si era piazzato lui. Vedi, non è né l'errore alta, è lista. Né troppo alta lista, né troppo angolata. Se metteva tre persone sole in barriera, sicuramente non avrebbe preso il gol perché sarebbe bastato un metro più sulla sua destra per prendere il pallone. Ma non è così. Però vedi la palla, oggettivamente non è né alta né angolata. Guarda, ancora neanche si vede il pallo. Lo vedi bene, quindi. Non poteva arrivarci. Concludo se mi consenti, Enrico. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Se è vero che si può parlare non di Papala, per carità di Dio. No. È un errore non di esiste proprio. Bisogna dire che il primo tempo ha preso un gran tiro di Pasquato che è stato sottovalutato da tutti quanti e lì è stata una gran parata. Poi subito dopo il gol, il tiro di Politano era tutt'altro, tutt'altro. Quindi comunque ci può stare magari che si è guadagnato la magnotta sicuramente. Che uno becchi un gol in questa maniera. Comunque sono molto soddisfatto perché vedo una squadra veramente che ha voglia e questa è la cosa più importante secondo me. Bene, finito. Pagelline, vai Gianluca, dai. Meno chiudiamo l'argomento partita rapidamente. Allora, di Brignoli abbiamo detto. No, dicevamo c'è un con Livia, dicevamo c'è un'incertezza anche sulla traversa di Grillo, perché se quella palla va dentro. Quella è stata una botta di fortuna di Grillo comunque. Sì, dico se va dentro. Sì, ma se va dentro, dentro di che parli? No, magari non va, insomma. Se va dentro di che parli, però a livello di portiere dico. Due gran parate e due indecisioni. Cioè, tutto si poteva pensare meno che credo battesse il cross in quella maniera. Va bene. Però se prendi gol è ingenuità. Se prendi gol è un'ingenuità, certo, lo so. Siamo d'accordo sul 5.5? Ma sì, 5.5, sì, è chiaro. Andiamo avanti, vediamo queste pagelline, dai. Allora. Poco Fazio, gli hai dato anche io stavo per dire Fazio minimo 7. Fazio 6.5 sì. Ferronetti troppo poco, dai. Fazio un voto in più. Cavazzi 5, no, assolutamente, dai. No, ma andiamo uno per volta. Uno per volta. Allora, Fazio 7. Fazio 7. Qualcosa in più io in realtà stato molto bravo, non ho dato più di 6 per il via di quel gol e poi non ho nulla da pescare, grazie a Dio per fuori gioco, si era completamente fatto saltare sempre da Pasquale. Per cui per me 6 è un voto comunque sufficiente, non mi sento di premiarlo. Però lo sai, lo premierei anche perché nel finale, nell'ambito sicuramente di una stanchezza generale, perché è ovvio, insomma, con quel caldo, poi mettiamoci anche il caldo, non è solo la preparazione atletica, ma era un caldo veramente estivo e afoso. Fazio l'ho visto molto generoso, cioè è venuto avanti prendendo un calcio di punizione in un momento importante, se non sbaglio c'è stata anche l'ammonizione di un avversario, quindi evidentemente è sempre generoso. Merita qualcosina in più, è vero che è stato bloccato dietro per gran parte, ma parlavamo prima delle consegne di Bastrini. Appena potuto si è riproposto. Però appena ci ha provato anche. Però è vero anche quello che dice Enrico, che in occasione di quell'azione di Pasquato si era fatto un po' saltare. Vabbè, ma ci può stare che un giocatore allora, se il gol è valido, sì, ma se il gol è valido non prende Massimo, sei. Il problema non è che una volta risalta, è che c'ha qualche incertezza nella sua area, via, questa è rimasta dall'anno scorso. Vabbè, per cui secondo me 6 è giusto. 6.5, via, dai. Sei e mezzo. Io rispetto allo scorso anno lo vedo molto più pronto e più reattivo, soprattutto reattivo. Ragazza, ha parlato in 6, no, in 4. Massi, via. Massi bene, Ferronetti sei meno per qualche rinvio proprio. Anche meno di 6 meno. Sballato, più è lui che ha fatto il fallo della palla a Massi, anche la palla a Massi su quel colpo. Io cioè tra Fazio e Ferronetti, Ferronetti dava un 6 e Fazio un 6 e mezzo. Sì, anche io. Anche a Massi 6 e mezzo.
Anche a Massi se ne Massi, metto. Sì, ho capito, ragazzi, siamo pareggiati. Non è movendo 1-0 il Real Madrid. No, però, ma infatti Ferroletti secondo me è anche 5,5, perché dei difensori è stato il più incerto. Contestate il conduttore, anche, per favore. Anche, perché 5? Vabbè, Bastini d'accordo, il 6 ci sta per quello che abbiamo. Ragazzi, 5, perché 5 secondo me sta sì e no al 10%. 20. Sì, ma è venuto fuori il secondo tempo. È venuto fuori il secondo tempo. Completamente imballato. Il voto che dai a Gavazzi è sempre un po' stringato. Ragazzi, 6 meno. L'anno scorso. Allora, no, calma, l'anno scorso dopo erano saliti tanto, perché mi aveva convinto in via. Seppur si è nascosto, allora, ho visto, secondo tempo ha supplito in quel momento difficile sono in cui i compagni calavano a stretto, quindi sono arrivati tutti al suo livello attuale e dici tu no, a quel punto è stato prezioso in quel periodo, per carità, poi ma 5 è poco. Primo tempo. Dio ce lo mantenga sempre in ottima salute, però è ancora lontano da una forma accettabile, dai, teste di calcio. Tu sei molto testa di calcio stasera. Ho io primus inter pares. Solo lui mantiene la bandiera. Andiamo ho avanti. Sentito molte persone dire di Gavazzi che è sottotono, ma intanto vabbè, quando gioca sulla sinistra forse non dà proprio sempre il meglio di sé, e questo è un dato. Certo. E poi che è arrivato nella seconda partita, fase anche nel calcio mercato, è un altro dato. Io non discuto Gavazzi, io dico solo che attualmente non mi sembra in condizioni. Concludo, però Gavazzi nel secondo tempo a me è piaciuto, perché ha supportato moltissimo il centrocampo. Siamo d'accordo. Il primo tempo diciamo un po' me, ma il secondo tempo secondo me Gavazzi è meritato sufficiente. Viola va bene. Ah, Viola grande. Anche l'altro mezzo voto a Viola, non è che sia stato molto. Viola capito, grande. Sempre 1-1 abbiamo fatto. Vabbè, volevo ricordare questo. E come fa come Santo Padre che già dice che vince il campionato? È appena la seconda giornata, porca miseria. No, dai, io aspetta. Dico, quindi incrementa l'ottimismo. In una partita in cui tu fai 1-1, non è che hai vinto 3-0. Tu sei il contrario, tu sei 6,5, 7,5. Va bene, Valiant 6, dai. Banco, ma sono un po' di equilibrati. Poi l'ho dato io, per cui sono equilibrati. Valiant 6, giusto. Valiant ci può stare il 6. Eravamo 6,5, lo meritava. Calato tanto. Calato. A un certo punto è sparito completamente. Eravamo calato tantissimo. Poi il mister ha spiegato anche che ha sostituito. Tutti ci aspettavamo la sostituzione di Gavazzi, perché era quello, insomma. Invece Eramo era veramente stremato. E giustamente è stato sostituito, è calato perché era proprio stanchissimo. Infatti ha preso 6 più, non è che ha preso 3. Ma io non capisco. Mi ha sorpreso Ceravolo. Però, ma che siete stati? Però ha fatto un assist nella furbizia. San Giovanni è stato bravo. Dove siete stati quest'estate? Ma siete tutti buoni. Ma abbiamo giocato bene? Ho capito, hai fatto 1-1, hai preso quasi tutti 6 più, 6,5, non ho capito. Perché quanto vuoi? Ma Avenazzi, siete voi che siete larghi di mani. Avenazzi 7 numeritava. Avenazzi, Avenazzi è un nuovo giocatore, Galeazzi, Giacomazzi. Buono. Vabbè, Avenatti 7 ci stava tutto. Sì, sì. C'è stata una differenza importante tra i due attaccanti. Avenatti sì, è stato molto bravo, eccetera, ma ancora ha moltissimo da migliorare, eccetera, però è un po' si può un po' scontato. Chi? Avenatti, su alcuni movimenti è un po' scontato. Invece il suo compagno Ceravolo è stato molto scaltro e mi è piaciuto soprattutto per come ha interpretato i movimenti. Se avete fatto caso, nel momento del gol, lui è comparso da un lato. Non ce lo aspettava il difensore, non, ce lo aspettava perché è andato da una parte, diciamo tra virgolette, sbagliata tecnicamente, cioè dalla parte opposta dove doveva in realtà attaccare. E non il difensore ha dormito anche perché lui è stato molto scaltro a infilarsi e lo ha fatto per due volte, quindi non è stato un caso. Questo mi è piaciuto molto. Voglio fare appello alla tua memoria storica. Oddio, che sei anziano, quando, 1800, che ecco, sei anziano come me. Così, Facendo, scavando nella tua memoria storica, che tristezza. Se io dico che Avenatti mi ricorda Perli, perché le piglia tutte di testa. Certo, loro manco sanno chi è Perli. Loro. Ma come no? Per loro Perli è un bar, figurati tu. Non è più il bar, si chiama neanche bar. Le piglia tutte lui di testa. Ma è normale, perché è giusto, ma l'anno scorso non lo facevano. Quello dicevo prima, però.
però avere un attaccante di quel tipo, adesso sarà alto 2 metri. Sì, però non esageriamo, sì, perché però, dicevo, è tanti limiti, no? Tanti troppi però, limiti ancora. Però pur essendo avvantaggiato, enorme miglioramento. Assolutamente sì. C'è per esempio un piede destro che grida vendetta, cioè non riesci nemmeno ad appoggiare con un piattone a 3 metri. Questa è una pecca. Lavorare sul piede destro di Avenatti, ma anche diverse altre, perché tu capisci, quando un centrocampista, un difensore ha davanti, non è Riva, capito, voglio dire, no? Che c'aveva un piede solo, ma parliamo di Riva, e tu già metà della sua pericolosità se n'è andata a farsi benedire, perché con piede solo che ci fai? Beh, insomma, c'era anche Maradona, insomma. Che... Sì, ok. Guardate quindi... che però, nonostante sia un cammellone di 1,90 metri, ha detto lei, è alto. Un pennellone. È un giocatore che ha una rapidità nei movimenti, che non è comune in un giocatore così alto. No, a me piace tantissimo perché ha la capacità di girarsi, di muoversi con rapidità, e questo lo rende un giocatore molto precioso, difficile da marcare. Guarda, mi voglio spiegare, io sono anche troppo critico, probabilmente verso Avenatti, perché lo vorrei, cioè un ragazzo di quella stazza, lo vorrei sempre, per questo sono anche a volte ipercritico, lo vorrei sempre migliorato per quelle che sono le sue caratteristiche proprio. Ragazzino, dai, via, 90, ecco, 92, 93. Capito? Vorrei vedere qualche passaggio crescerà, lascialo crescere così. Forse. Però scusa, avere sta botta di fantasia. Ma è migliorato in maniera esponenziale rispetto all'anno scorso. Lo vogliamo migliorare, ma rispetto all'anno scorso è migliorato tantissimo. Quello che dicevo però... Mi richiamo un po' a quello che diceva Livia, è un giocatore un po' atipico, nel senso che quelle caratteristiche non ce l'hanno tutti. Finto nuove pure questo. Cioè questo è uno che nella ripresa di testa l'ha preso tutte. Acchiappate tutte. Sì, io posso per chiudere la discussione. Quando lanci la palla avanti e questo la prende per sempre. Per chiudere la discussione, visto che vorrei cominciare a parlare dei nuovi arrivi. Sì, però non abbiamo finito. Ci sta Falletti. No, Falletti, parliamo. Diamo alla zia quello che è della zia. Amore della zia. Ecco. Sei stato bravo, sei entrato bene. Stiamo parlando per poco di non fai Falletti. Mi è piaciuto. La zia è contenta. Però fate due azioni, poi dopo. È l'unica. No, sono qui, è andato benino, dai, via. È andato bene. Stavolta, entrato benino, dai, via. Ma che stai spendendo? L'ho visto finalmente caduto in terra a causa di un fallo e non di un tuffo. E questo già è un passo avanti. Dai, via. Però un girino, perché si è acceso. È entrato benino, invece, secondo me, ha avuto un ottimo impatto. E poi quel 6 a Tessere mi sembra un po' ingeneroso. Quello è vero. Cioè Tessere 8 a prescindere. Ma voi rendete conto del lavoro che ha fatto questo allenatore? Assolutamente. Porca miseria, dica, ma tutti gli anni tocca sta a spiegare che si giudica la partita, non tutta la carriera. Il lavoro che ha fatto Tessere quest'estate. Con 10 giocatori a luglio voleva dire la Torre. Ecco. Ha fatto veramente un lavoro che secondo me è da 8 fisso per tutto il campionato. Mi pregio far presente adesso vi faccio i che il conduttore e vediamo di fare la partita settimana in questione e non il campionato fino ad ora. Senti. Questo ancora. E in questo infatti io non sono d'accordo. Però la squadra stavolta ha giocato benino, dai, via. No, l'ha messa molto bene in campo, fai l'estrazione. No, adesso faccio i bigliettini, la prossima volta vediamo chi fa le pagelle, almeno mi diverto io a criticare. Ma non abbiamo criticato, il conduttore si è offeso perché gli abbiamo criticato. Io mi sono offeso, no? Io non mi offendo, però mi vendico. Se l'è legato. Oddio. No, noi le pagelline le vogliamo fatte da te. Va bene, sentite. Come facciamo a criticarle? No, se le facciamo noi non le possiamo commentare. Certo. No, uno le deve fare voi. Siamo a metà trasmissione, vorrei parlare dei nuovi acquisti. Va bene. Ma quando ci vuole parlare? Allora, posso aggiungere un dato di cronaca, se me lo consenti? Vai. Sono andato a vedere per 5 minuti l'arrivo di Valery Bojinov, che molti chiamano già Kalashnikov, qualcun altro lo chiama Kosovaro, ma non ho capito Kosovo che cavolo c'entra con la Bulgaria, qualcun altro lo chiama Zingaro, nel senso buono del termine, io mi ricordo solo di uno Zingaro, Brunecchi, se per questo dei tempi d'oro, grande giocatore, però al di là di tutto mi sembra bello tirato,
cioè, me l'hanno detto un po' cicciottello, non un po' è per manco per niente, è bello tonico, solamente che non ha fatto altro per quei 20 minuti che ho visto, insomma, l'allenamento, di toccarsi la gamba come se ci avesse un problema. Ma questo potrebbe essere un vezzo, però se la toccava, Senti, l'accoglienza dei tifosi, una zanzara, l'accoglienza dei tifosi, c'erano un centinaio di persone, molto calorosa. Lui ha risposto affettuosamente, sorridendo come il Papa, rivolgendo le mani al pubblico. Insomma, io credo, e qui chiudo la mia parentesi su Boggino, poi scrivete quello che vi pare. Ma benediceva i bambini, no? No, no, non benediceva nessuno, salutava. Ah, solo così. Io credo che se questo signore qui, che tutti dicono che ha un carattere difficile, ma i cui mezzi tecnici non possono minimamente essere messi in dubbio, se entra in sintonia soprattutto con la gente, questa è un'ira di Dio, questo. Cioè, molto dipende da noi, no giornalisti, tifosi. Perché mi segui il principio, qual è? Ho capito. Se il pubblico lo adotta, allora, lui ci ripaga. Ecco, bene. In gol suonanti, in giocate deliziose. Se Dio ce ne guardi, poi non voglia il Santo Padre, che tu hai, prima menzionato. Bellissimo, anche i vecchietti del Muppet, veramente. Allora sarebbe una cosa terribile. Livia, di un buon numero da 1 a 5. Eh? Di un numero da 1 a 5. Ma perché? Di un numero da 1 a 5. Adesso tira fuori 3. Le carte e smazza 3. Le carte. Mi tocca farla a me. No, che bello! Mi tocca farla a me. Preso io. La prossima volta lo rifacciamo. Le rifaccio io. Allora, no, dico, lo rifacciamo il giochino, prima o poi uscirà un altro. Prima o poi uscirà un altro. Capito? Le prove, quando si può inquadrare. No, ma noi vogliamo vedere, se ti interessa, vado a Vicenza. Ci vediamo di te, poi... È chiaro, ognuno esprime, però... No, io posso dire una cosa anch'io su Boggino? Certo. Ti pare che questo a 28 anni si stava bene in forma e tutto quanto veniva a Terni? Scusate, non è cattiveria. Vabbè, però... non è cattiveria, dai, però adesso... E anche tutti... quando rimedi una gran bella ragazza, non ti possono dire, ma se questa qui, se c'aveva tutto sto caso, si metteva con te. No. Magari sta male. Ci sarai anche capacità tu, quindi ci sarà stata anche una capacità magari della società. Magari ha perso la vista nel frattempo, dici tu. Se no, quelli come noi ci avrebbero sempre i raffagani vicino, voglio dire. Vabbè, questo però per Boginov... oggettivamente però Massimo è una scommessa. È una scommessa. Vabbè, ma che rabbia, era una scommessa. Aspetta un attimo, abbiamo visto a Vicenza, qui l'esperienza è recente. Vicenza 2 anni fa. Allora, che è una scommessa, un non è che eri ringiovanito nel frattempo. Però questo è un giocatore che secondo me deve trovare attorno a sé un ambiente un po' particolare. Io sono d'accordo con Massimo, guarda. Questo lo so d'accordo. Perché, allora, posto che c'ha 28 anni, nessuno di noi pensava, quando siamo andati a vedere il curriculum, dicevo, sono ancora 28 anni, tutti pensavano 30, 32. In realtà ha esordito che aveva 16 anni a Lecce. Quindi sembra una vita che gioca, sembra una vita che è Boginov, come si sa. Ha fatto 40% nazionale. Però in realtà è ancora giovane, perché ha 28 anni, quindi diciamo che atleticamente io non posso pensare che sia un giocatore... 27 presenze nazionali, 40. 27. 40. Però questi sono giocatori... che hanno delle peculiarità caratteriali, che se trovano però l'ambiente giusto, io su questo sono d'accordo con Massimo, cioè 39, possono veramente fare stravedere. Dipende da noi. Quindi dipende molto, secondo me già il fatto che c'è stato subito un certo calore, no? Attorno a lui per come è un tipo che si adatta, come Forse persona, con Terni, sì, con Terni mi piace una persona così, Graziano, per cui già ha capito tutto, però voglio dire, no. E non è un presuntuoso. Domenica gioca? Se vedessi il transfert arriva. È un ex? Il gol dell'ex. Non penso che ancora sia disponibile. Debutta con la Ternana contro la sua ex squadra italiana. Magari andrà in banchina, dai. Perché penso che tutta sera dovrà valutarlo un attimo, della condizione della lei. In teoria lui stava giocando in campionato. Sì, vabbè, poi c'è il suo discorso, anche l'altro olandese giocava lì con la in teoria lui dovrebbe essere più in forma di quelli suoi compagni attuali. Chi? Boginov? Stava la sesta di campionato lì. 6 partite, un gol al 94esimo sul calcio di rigore, ha fatto vincere una partita a Levski, Sofia, squadra nobile come la Juventus in Italia. Però il campionato, voglio dire, sta la sesta giornata, già è partito da tempo. Credo che partirà comunque dalla panchina. Volevo farvi una domanda. Invece io volevo dire un'altra cosa, scusa. Qualcuno dice, ma perché è tornato qua e là giocava con Levski, no? La squadra, una del CSK, la squadra più gloriosa delle importanti della Bulgaria. In effetti è strano, cioè, viene qua a fare la Serie B. Secondo me la chiave di lettura può essere che vorrebbe rilanciarsi in Italia e potrebbe prendere la Ternana come trampolino di lancio. Secondo me l'idea è questa, perché sennò il Levski comunque è una squadra
non è il Real Madrid, però è una squadra, squadra da Champions, certo rilievo. È una squadra tra l'altro, è venuto qua in Serie B, forse la Ternana è una squadra che potrebbe offrirgli la possibilità di lanciarsi in un calcio. Secondo me il motivo è questo. Tra l'altro non è venuto a guadagnare una barca di soldi, che lo sappiamo, però probabilmente sa, Levski dice, sa, vabbè, un bel campionato bulgaro, ma stiamo lì. Invece in un campionato importante, l'ultimo che ha fatto è quello portoghese con lo Sporting Lisbona, cioè può darsi che in Italia faccio bene la Serie B e mi rilancio, perché poi insomma per questo io ritengo che sarà motivato. Poi dopo ci sono anche discorsi, vediamo le condizioni atletiche, vediamo le condizioni fisiche, vediamo le motivazioni, però secondo me è venuto qui perché vuole rilanciarsi in un campionato che conta, quindi può darsi anche che poi a Terni, secondo me, viste le sue caratteristiche, potrebbe essere il suo ambiente. Poi dopo dipende molto un po' dagli inizi, perché se imbrocca, se imbrocca diventa un idolo, l'ambiente può se aiutarlo. Non imbrocca. Io ho visto, sì, perché ho visto, visto che ne dico tante, vorrei dire una stupidaggine in più forse, ho visto, anche se per poco, forse proprio per quello, perché per poco tempo, Jansen. E Jansen, un ciclista era Jansen, un ciclista, è vero, vince, tutti ce l'hai la musichetta del Muppet Show, la mette in sottofondo tutti quando attaccano, a dirmi che insomma è un difensore. A me non è sembrato un difensore, non è un difensore, appunto non lo è, perché è un laterale, che è un difensore, è più offensivo che difensivo. Ecco, allora non ho detto una stupidaggine, ok, sono arrivato ultimo, ma chi ha detto che è un difensore? Non lo so, io ho chiesto il giocatore, non lo conoscevo assolutamente. Era questo difensore. Io l'ho visto sabato mattina sulla sgambatura, è uno che corre. L'ho visto, ma sì, no, una caratteristica uno non correva. Quindi mi stai dicendo che non è un esterno difensivo, no, no, è anche difensivo. No, è più portato a offendere che a difendere. Esatto, mi è sembrato. Cioè, è il vitale della situazione, capito Enrico? Ala Benarrivo, Enrico, è il vitale a destra, alle stesse caratteristiche. Mi è sembrato un propulsore, uno non è, ma non è il vitale, perché vitale ha grandi doti tecniche ma meno dinamiche. Questo corre. È il Benarrivo di qualche anno questo fa. Corre tanto, questo se poi dopo c'è i piedi, corre tutto lì. Niente? Basta, solo questo. E allora, se uno vuol buttarla una domanda molto provocatoria, mi fate provocare, ma io voglio provocare te però in questo caso, che è un caro conducente. Ma allora questa campagna acquisti così disastrosa fatta da Cozzella, come mai adesso? La confermo e la sottoscrivo. Ma non l'abbiamo visti questi? Oh, intanto però. Poi l'abbiamo presi proprio come c'erano avanzati, cioè insomma Massimo, la campagna acquisti non è che si fa perché dopo a un certo punto non ci sta. Scusa, più. Abbi pazienza, facciamo i conti della serva. Per essere bravi, aspetta. No, facciamo un altro lascia conto. Perdere, vedremo. Facciamo un altro conto. Vicenza in una settimana ha preso più giocatori che allenare in 4 mesi. La serva. Io ti faccio questo ragionamento pragmatico. Se ci avessero detto che la Ternana quest'anno avrebbe preso Bastrini, Vitale, Gavazzi, Bocinov, Janze, Crecco, Piredda, no, se ti avessero detto prima a luglio che la Ternana avesse preso questi giocatori, che avresti detto di questa campagna? Io avrei risposto in modo molto articolato. Uno, che gli acquisti non si fanno il 2 settembre. Vabbè, lascia perdere la quantità, guardiamo la quantità e la qualità dell'acquisto. Siccome non c'è un problema di natura, non so di che tipo, che Gavazzi ti ha impedito di lavorare per 3 mesi, non è che i giocatori vanno a prendere il 2 settembre, perché l'allenatore te l'aveva chiesto prima. Secondo, sono stati presi su indicazione dell'allenatore questi? Non lo so. Boh, ditemelo voi. Ma io faccio terzo, un ragionamento. Quando sono stati presi? Quando non c'era più nessuno. O io non sto difendendo nessuno, sia ben chiaro, sto facendo quarto, semplicemente il provocatore. Il Vicenza ripescato. In una settimana già ha fatto un mercato più organico del nostro. Poi dopo che Bocino sarà. Però è una scommessa. Mentre invece faccio l'esempio Pasquato, ma ancora Bell'uomo, li conosciamo in Serie B. C'è feeling con me? Sì. No, io invece sono completamente d'accordo con te. Allora spiega questi ignoranti, spiega questi ignoranti che voglio dire. No, aspetta. Insomma, non ho capito niente. È cabaret qua. Adesso Livia, spiega. Enrico. Allora parla prima tu. Enrico. Io sono completamente d'accordo con lui, perché seppure è vero che abbiamo messo su un po' di giocatori eccetera, non è stata fatta non sono state fatte delle scelte organiche. Studiate dall'inizio secondo un progetto. C'avevi tutto il tempo. E quindi esattamente. E quindi probabilmente saremo una buona squadra, ma in questo momento siamo un grande punto interrogativo. Abbiamo perso un mese e mezzo per una fantomatica cessione assolutamente impossibile. Vabbè, voglio sentire la linea difensiva di Livia Torre, Cavallotti, Imbriani.
a me questa squadra, l'ho già detto la settimana scorsa senza Businov e Jante, a me questa squadra piace. Beh, ma non per merito di chi ha fatto il mercato. Aspetta un attimo, fatemi finire. Scusa. Allora, questa squadra piace e secondo me anche, ha anche dei valori tecnici, di una certa caratura. Stiamo parlando del mercato, aspetta, non della squadra, sono finire? D'accordo, ha giocato bene, è una squadra valida. Allora, qual è il problema? Che generalmente quando un allenatore ti dice o ti chiede vorrei avere l'80% della squadra fatta alla partenza del ritiro, se vuoi venirgli incontro, non ti dico l'80, ma almeno il 75% deve essere anche fatto. Il 60. Anche il 60. 70 almeno. E questo non è avvenuto. Poi io, perdonatemi, c'è un difetto secondo me di comunicazione che permane anche quest'anno, perché poi alla fine possiamo a conti fatti dire che è stata costruita una buona squadra, sebbene fortemente in ritardo. Per caso. Fortemente per caso. In ritardo, ma c'è un difetto di comunicazione fondamentale. Ora, ma fosse solo quello. Cioè, tra l'allenatore e il direttore sportivo, mi sembra che manchi un po' la comunicazione. Compriamo gli endereni. Perché? No, ma il telefono a chi lo devi comprare? Non lo so, però, perché per dire, no, forse ha già due, viene spenti. Cozzella per sua natura non è uno che risponde tantissimo al telefono. Quindi, se vogliamo, l'errore è non aver rispettato i tempi che erano stati chiesti e forse aver preso dei giocatori che l'allenatore, questo era già capitato con Toscano, che non è che proprio l'allenatore avesse chiesto, ecco. Poi detto questo, che la squadra sia una buona squadra. Ecco, che la squadra sia una buona squadra, tecnicamente valida, questo non lo mettiamo in dubbio. Piredda chi l'ha preso? Popescu chi l'ha preso? Popescu e Piredda l'ha preso direttamente il presidente. No, Bocino, Pejanze l'ha portato i tizi, Gli ha detto, gli hanno telefonato, c'è due giocatori che stanno cavolando. Datemi un attimo la due, per favore, perché voglio usare il mezzo televisivo per una comunicazione personale. Datemi un attimo la due, per favore, allora, comunicazione personale. A Vittò, io ci ho provato settimana scorsa, ci ho provato pure stavolta a difendere, ma puoi anche ricominciare a salutare adesso quando ci incontriamo, via, ecco. Ecco, per quello che lo fa. Dicevo, allora, Piredda e Popescu, l'ha preso, penso, Zadotti, no? O qualcuno. Dopo questi altri due... Non ci dormi tu. Che saranno... cioè, io ci ho pensato... Ma no, scusa, ma sono rimasto sconvolto. Non ci dorme questo, perché Cozzella non lo saluta. Vabbè. Scusa, ma ci conosciamo da 30 anni con Vittorio, abbi pazienza. Le famiglie erano amiche al suo tempo, i ragazzini allora... sono cresciuti quasi insieme. Abbi e pazienza. Allora? E mi dispiace. Fai finire il discorso però adesso. Finito. Dicevo, questi altri due... Evidentemente, come diceva Lio, ci siamo rivolti a un procuratore amico, gli si è chiesto, guarda, la rosa è incompleta, chi c'hai tu? E ci ha portato questi due Gianluca ragazzi, Tizzi. Che poi possono essere anche bravi. Cioè, quell'altro, secondo me, è integro, poi lo vedremo, è Janssen. Ah. Oh, quest'altro ottimo, quest'altro Bocinov, se imbrocca la stagione, può essere un valore aggiunto, però non è che fanno parte di una strategia, cioè vogliamo andare a Milano, compriamo questi giocatori, no! Siccome non è uno nessuno, ho capito dove vuoi arrivare. Se sono cavolari, piamo sti due, ma non è questo il modo. Dove siccome arrivare. Non abbiamo più tanto tempo a disposizione, io volevo farvi una riflessione, invitarvi a commentarla. Adesso, al di là delle tempistiche, delle modalità, della programmazione, eccetera, condivido tutto quello che hai detto, Gigi, sia chiaro. Alla fine è uscita fuori una squadra. Questo siamo d'accordo. Ma no, qui non siamo d'accordo, perché secondo me la squadra dell'anno scorso si è salvata alla penultima di campionato. Fondamentalmente abbiamo sostituito Rispoli, che secondo me è stato fondamentale l'anno scorso, con Fazio. Quindi tu che puoi dire che... No, io dico che non è che abbiamo sostituito Lauro con Vitale, perché poi Masi e Ferronetti era stata la coppia centrale anche l'anno scorso. Beh, giocherà Vitale. Mi auguro. Vedremo. Abbiamo sostituito Zito con Eramo, secondo me qui alla grande ci abbiamo guadagnato. Viola, c'era Miglietta, adesso c'è Viola. C'era anche l'anno scorso. C'era anche l'anno scorso, speriamo che si confermi. Anche Viola è un altro Viola. Come ha cominciato. Gavazzi ce l'abbiamo dall'inizio, non c'è più Carcuro, Valeri, queste... Nolè non ce l'abbiamo più, abbiamo Piredda rotto, un'alternativa a Falletti, ma si riprenderà, va bene. Abbiamo perso Antenucci, che secondo me
Però se Venatti è questo, non dico che è il livello di Antinucci, però... Io ti dico che se Piredda e Bocinov ingranano, ci sarà da divertirsi. Allora, io quello che volevo dire è che fondamentalmente... tra le ruote era anche a retto. Scusa Enrico, per concludere quello che volevo dire io, che tra chi è andato via e chi è arrivato, più o meno... Siamo lì, più o meno mi pare che la squadra è su... che la squadra per lo più o meno è la stessa dello scorso anno, più o meno tra quello che io auspico è che la squadra faccia subito il girone di ritorno come l'ha fatto, faccia il girone di andata di quest'anno come ha fatto il girone di ritorno dell'anno scorso. Significa che tu fai un campionato a 60-64 punti, non lotterai per il vertice, ma neanche triboli come un cane fino all'ultima di campionato. Mi straaccontenterei, visto che l'allenatore è lo stesso del girone di ritorno. La squadra secondo me più o meno è quella, perché hai perso la spinta di Rispoli da una parte, l'hai guadagnata con Vitale dall'altra. Magari a salvarsi. Hai perso Antenucci, in anticipo. Avenatti è migliorato, vediamo Bocino come scappa fuori, Gavazzi ce l'ha dall'inizio, eravamo sostituito Zito. Non è che vedo... Lo sai che cambia tanto rispetto all'anno scorso? L'assemblaggio. Ah sì, quello è un altro assemblaggio. Allora riapriamo il discorso, l'ultimo sono arrivati l'altro ieri. L'assemblaggio, ma non perché, aspetta un attimo, adesso non vorrei aprire un capitolo. Lavorano insieme al tecnico dall'inizio quest'anno. Sicuramente. Certo. Allora, sapete che noi tutti nutriamo una grande stima anche nei confronti di Mimmo Toscano, ci è dispiaciuto che... Però qualcosa l'anno scorso si è partiti proprio col piede sbagliato. E l'assemblaggio, il gruppo, chiamiamolo come... dell'anno scorso era un disastro. La prima partita era un disastro. Ecco la prima cosa che viene agli occhi, che mi è venuta agli occhi guardando la partita. Ho visto che c'era uno spogliatoio. Ecco, questo dicevo io. Beh, c'è uno spogliatoio, è importante. Lo vedi da come giocano, da come si aiutano. Vedi subito che c'è uno spogliatoio. Questa è forse la novità più eclatante. C'è meno rivalità perché la squadra è composta di meno giocatori. Speriamo che ognuno sa stare a posto. E non ci sono tante prime donne che fanno. Io dico, voi fate queste affermazioni come fossero sentenze. A me mi pare che due partite è un po' poco. No, però questo lo sappiamo da altre cose. Va bene, per carità, ma Gigi, fammi fare il lavoro mio, no? Se no, di che parliamo? Non sei d'accordo, no, non si parla. Non dalle partite, capito? Da quello sì, che... ho capito, io voglio vederlo qui lo sviluppo. Io dico che firmerei adesso per fare un campionato 62 punti. Ma magari anche 60. Anche 60, dai, cioè, nel senso 30 e 30. Non dribblo mai. Ma sicuramente sì, ma sicuramente mi diverto, vedo qualche bella partita, divertente. Per le premesse che come si era messa la stagione. Ah, per come si era messa, voglio dire, sarebbe... Ecco, diciamo che noi... È una bella figura, è una bella figura nei derby, una bella figura. Beh, quello neanche di vinci. Con la mimetica. E lì bisogna vedere il Perugia, perché al di là di quello che ci si può dire da tifosi e altro, bisogna anche vedere il Perugia che sta lavorando molto bene. Io ti prego di non parlare mai di Perugia nella mia trasmissione, grazie. Poi se va male ne parliamo. Posso dire un'ultima cosa? Ieri diciamo a Twitter, siti eccetera, era rimbalzata questa cosa di Chevanton. Era a Terni per vedere la partita con Delgado, però non c'era trattativa, su. Però Chevanton 34 anni. Allora, anche perché ce l'abbiamo sponsor quest'anno? Sì, ma guarda che non è. No. Il main sponsor mi sa che ancora non c'è. Però, non c'era. Va dai. Bene. Che lui voglia tornare in Italia un po' come Bucino, fa bene, vero. Abbiamo però finito la il tempo a nostra disposizione. Interesse. Ce ne faremo una ragione, Chevanton. Va bene. Secondo me può anche essere invece. Grazie, Gigi Manini. Grazie Livia Torre, grazie Enrico Briotti, grazie a Massimo Mingiarelli, grazie a voi che continuate a seguirci sempre più numerosi, a martedì prossimo, ciao!